Un caloroso saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole di Saggezze. Oggi non vi consiglio la lettura di un libro, bensì di un libricino che potremmo definire quasi un testo sacro, vale a dire la nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948. Provenendo da studi giuridici, ho avuto l'occasione di approfondirla, di studiarla. E mi sono reso conto di come questi 139 articoli di cui si compone non siano solo disposizioni legislative tecniche, bensì contengano principi, cardine fondamentali con un'anima che rispecchiano i grandi ideali dei padri costituenti, di coloro che l'avevano architettata. Non a caso è stato un testo di riferimento per altre raccolte fondamentali, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che ne ha ripreso in buona parte il contenuto. Qui specifico che non si tratta di, ecco, ve lo mostro, non si tratta di un testo così spesso, ma in questo caso è incorporata all'interno del Codice Civile. Per maggiori approfondimenti, tra l'altro, vi rimando ai video su YouTube di Mauro Scardovelli, giurista e psicoterapeuta, che spiega magistralmente queste cose ed ha colto perfettamente il nesso che esiste tra ciò che è contenuto all'interno della Costituzione, la nostra psiche e la realtà che stiamo vivendo. Il suo canale si trova facilmente, ma vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione nell'info box. Oggi in particolare mi vorrei soffermare su due articoli che reputo straordinari, di alto valore non soltanto diciamo così, giuridico, ma anche animico, umano, cioè vale a dire l'articolo 2 e l'articolo 3. Articoli che purtroppo non solo questi sono stati un po' tralasciati, messi sotto il tappeto, schiacciati dalla mole di trattati europei che negli ultimi anni si sono susseguiti. Sono entrambi straordinari, a mio avviso. L'articolo 2 ci ricorda che la nostra Repubblica riconosce e garantisce, o quantomeno dovrebbe farlo, i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, sia in ambito politico, sia in ambito economico, sia in quello sociale. L'articolo 3 poi, ricordandoci cosa fondamentale, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, specifica che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, limitando inoltre di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Libertà, uguaglianza dei cittadini, pieno sviluppo della persona umana. Sentite il peso che hanno queste parole e l'importanza di esse che si traduce sul lato pratico? Libertà è una parola che si pronuncia spesso, ma cosa vuol dire realmente essere liberi? La libertà non è solamente fare ciò che si vuole e andare dove si vuole, ma la vera libertà è prima di tutto una condizione di serenità e pace interiore, interna, in cui non si è schiavi delle proprie passioni tristi come la paura e non si nutrono giudizi e pregiudizi. Non è una condizione sempre facile da attuare, per cui occorre un costante lavoro su di sé che implica impegno e disciplina. Ci si può sentire liberi anche all'interno della cella di una prigione, paradossalmente, e qui mi viene in mente la straordinaria testimonianza che ci ha lasciato Nelson Mandela. Poi ecco, uguaglianza, quindi cercare di accogliere l'altro, come dicevo, senza filtri, senza giudizi e provare a ricordarsi che nelle sue peculiarità, nella sua unicità, è molto più simile a noi di quanto possiamo credere. Il tutto al di fuori delle logiche di dominio di cui ci parla bene anche, come dicevo, Mauro Scardovelli. Ed infine, pieno sviluppo, della persona umana, cioè come ho già ribadito più volte, conoscere ed esprimere se stessi in ogni momento, quindi tirare fuori tutte le capacità e i talenti che possediamo e permettere agli altri di fare altrettanto. La stessa Costituzione ci dice all'articolo 4,2 che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Alla luce di tutto ciò, mi viene da riflettere su come il nostro modo di vivere attuale, più sul piano egoico che su quello animico, ahimè, identificandoci completamente o quasi con la nostra mente, abbia prodotto risultati catastrofici e non stia portando di fatto ad una piena ed assoluta libertà, uguaglianza e ad un pieno sviluppo di tutti noi. Ingredienti questi fondamentali per una convivenza armoniosa e al di fuori delle logiche di dominio di cui appunto accennavo poco fa. Mentre invece si intuisce quanto fosse profondo di spessore il progetto che avevano in mente i nostri padri costituenti. Perciò è compito e dovere di ciascuno di noi riportare questo testo in auge, ricordandocene più spesso ed applicarne nella vita di tutti i giorni gli straordinari principi che contiene. Altri articoli, come dicevo, sono più tecnici e contengono disposizioni più specifiche di settore, ma per chi non l'avesse mai fatto, consiglio comunque di sfogliare la Costituzione e leggere questo grande testo per averne un quadro d'insieme. Bene, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per l'attenzione che mi avete concesso, se ne avete piacere fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate al riguardo nei commenti qui sotto e vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao!